Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto. In questo webinar proteggere i dati personali e la privacy. Come sapete, questo è l'undicesimo webinar del ciclo Competenze digitali dal syllabus alla formazione, il webinar che noi abbiamo chiamato i nostri martedì con le competenze digitali. Quindi siamo arrivati anche all'ultimo webinar, abbiamo iniziato il 12 maggio e il 28 luglio ci sembrava così lontano, in qualche modo abbiamo anche attraversato la fine della quarantena e come dire, vi abbiamo quasi traghettato sino alla soglia delle vacanze. Allora, passiamo subito al seminario di oggi. Come sapete, in questi webinar affrontiamo il tema dello sviluppo delle competenze digitali per la pubblica amministrazione dal punto di vista di quello che il syllabus prevede. Quindi chiaramente in questi seminari, voi avete visto già nei seminari passati, non si possono trattare tutti i contenuti previsti nella competenza, ma quello che facciamo con i nostri relatori è affrontare i temi principali, spiegare soprattutto perché questi temi sono importanti per la pubblica amministrazione, cosa il dipendente pubblico deve sapere in relazione a questi temi. Per tutto il resto ci sarà poi la formazione che, come sapete, arriverà a partire diciamo, dal mese di settembre. Quindi, dove siamo? Siamo sempre nell'area 3 sicurezza e oggi parliamo di proteggere i dati personali e la privacy. Quindi, come ricorderete, nel seminario scorso abbiamo parlato delle misure per garantire la protezione dei sistemi informatici e i dati che sono contenuti. Abbiamo visto quali sono i pericoli e le minacce a cui siamo esposti lavorando nel digitale e quali sono anche le contromisure. Oggi invece parliamo di privacy e di come proteggere i dati nella PA digitale. Quindi veniamo subito alla scaletta del seminario di oggi, il programma. Quindi, dopo la mia presentazione abbiamo un intervento del dottor Gullo del Dipartimento della Funzione Pubblica che ci farà un quadro, in qualche modo anche abbiamo iniziato il ciclo di seminari con l'intervento di Elio Gullo e lo finiamo con il suo intervento che ci fa un quadro dei primi risultati del progetto e dei prossimi passi. E dopo l'intervento del dottor Gullo non è in scaletta, ma ci sarà un breve intervento anche della dottoressa. Buongiorno gentili colleghe e colleghi, intanto grazie, siamo al 28 luglio, in molte parti d'Italia sono 40 gradi, vedevo prima un collega di Caltanissetta, ma a Roma non stiamo meglio, e intanto quindi vi ringrazio perché avere una platea di questo tipo, molti di voi sono assidui, noi abbiamo i dati individuali, quindi alcuni di voi hanno seguito l'intero ciclo di webinar, questo mi fa onore e vi ringrazio. Ringrazio anche il Formez per aver pensato questo, diciamo, formula, adesso dico di intrattenimento in senso molto amichevole, ma in realtà utilissima, perché ci ha consentito a noi del Dipartimento e di Formez di meglio tarare alcuni interventi formativi e di dar modo a chi poi li sta progettando, che sono molti di quelli che voi avete ascoltato in questi martedì. Anche sulla base delle vostre sollecitazioni, delle vostre domande e delle risposte, di poter meglio trarre i contenuti formativi che saranno disponibili appunto dall'autunno di quest'anno, quindi tra un mese e mezzo da oggi. Cos'è successo finora rapidamente e dove stiamo andando? Uno, il sistema in questo momento è stato utilizzato da circa oltre 600 dipendenti di alcune amministrazioni pilota che hanno con noi cominciato a toccarlo e a gestirlo e a utilizzarlo. Abbiamo fatto diciamo, dei focus group che il Forne ci ha cortesemente messo a disposizione per poter capire dalla dura voce dei responsabili della formazione del personale o comunque addetti a quella parte che dovrebbe presidiare le competenze del personale pubblico di migliorare il sistema e non so chi di voi si è abbonato alla nostra newsletter. Vi invito a farlo, insomma, non è bellissimo fare pubblicità, ma insomma fatelo perché non vi perde nulla di brutto, ma anzi è interessante capire quali saranno i prossimi passi.
Abbiamo pubblicato da qualche giorno, forse ieri, insomma io l'ho visto l'ultima versione qualche giorno fa, una versione lievemente aggiornata del syllabus. Il syllabus, sapete, copre una serie di tematiche, le avete viste pure voi, ma alcune di queste sono, diciamo, sensibili e vulnerabili rispetto a variazioni normative. Questo è un periodo tremendo da questo punto di vista. La situazione post-emergenza o attuale tra i decreti di semplificazione, sono decreti legge che poi vengono convertiti in legge con alcune modifiche, quindi ci hanno indotto a portare alcune modifiche al syllabus. Questo non inficia nulla di quello che avete finora sentito, sono piccole modifiche, ma noi ci teniamo a che siano pubbliche, cioè che chiunque partecipi al progetto abbia perfettamente conoscenza che la funzione pubblica ci tiene a che le competenze che dovremmo disporre come dipendenti siano sempre aggiornate all'ultima modifica normativa. Quindi il syllabus è una cosa viva. E viva anche perché, appunto, si basa sul vostro apporto, confronto, critica. Questo, quello dico senza nessuna, diciamo, chi mi conosce sa che non sono per niente retorico. Insegnano molto di più due no che 500 sì. Elio, Eccomi. ti chiedo scusa, segnalano che il volume è un po' troppo alto, prova ad abbassare un po' il volume della tua voce, oppure se riesci Sì, ho dalla tendina fatto. accanto al Mi date microfono. un cenno per favore. Grazie. Perfetto, mi Scusate sembra per prima. molto meglio. Diciamo, è abbastanza utile ricevere confronti e avere suggerimenti anche critici, perché è la critica che fa migliorare, non l'adesione a critica a un progetto. E quindi questo c'è molto utile. Tra l'altro, dopo di me, l'annuncio adesso, ma poi parlerà Sabina Bellotti. Che ho pregato di fare, l'ho pregato, diciamo, di fare un'operazione qualitativa molto particolare, ovvero di fare un test con persone che non hanno ancora utilizzato il sistema per validare le domande. Quindi lei vi proporrà un percorso in cui chiederemo a un certo numero di, non vi offendete, cavie, ma cavie in senso buonissimo, non verrà iniettato nessun vaccino, nulla, purtroppo no, ma vi chiederemo di aiutarci a migliorare ulteriormente le domande. Poi ne parlerà Sabina, quindi non voglio rubare spazio. Mentre dopo di me ci sarà Ernesto Bellisario, che voi già conoscete, che conosco perfettamente, che mi ha aiutato e ha aiutato la funzione pubblica a definire il set di domande, a definire gli ambiti, e voi lo conoscete, non devo presentarlo. Rapidamente, cosa succederà da qua in avanti? Con questo webinar di oggi, che tra l'altro tocca temi straordinariamente importanti in questo periodo di post lockdown stretto, ma ancora fortunatamente spero a lungo di lavoro non direttamente in ufficio. Evitiamo questa polemica inutile se telelavoro, smart working sono etichette sulle porte, non contano nulla, conta quello che c'è dentro. Diciamo, la missione pubblica è riuscita in brevissimo tempo e con numeri significativi a spostare a casa gran parte del lavoro, dove casa vuol dire quello che vi pare, e lo ha fatto senza bloccare il paese fondamentalmente. Qualche rallentamento, ma in alcuni settori non c'è stata nessuna differenza significativa. Però vi sono alcuni rischi. Li avete già sentiti la volta scorsa con Giustozzi, se non sbaglio. Oggi con Ernesto Bellisario toccheremo altri ambiti. Mi auguro non siano mai gli interventi tendenti a spaventare le persone. Io non sono abituato a spaventare le persone. Diciamo, se io lavoro a casa o no, col mio computer o no, la differenza rispetto alla privacy è piccolissima, quindi vi invito a farlo senza porvi tanti problemi, però è bene sapere dove siamo. Il progetto conclude con il mese di luglio-agosto la fase pilota, in cui appunto le amministrazioni che hanno partecipato le avevamo selezionate noi di funzione pubblica, quindi non c'era ancora, lo avete visto anche sul sito, non c'è un modo per dire posso partecipare, tranne scrivere una mail per chiedere informazioni, non c'è ancora il sistema. A partire da settembre apriremo un pochino di più. Apriremo alla adesione delle amministrazioni con un percorso guidato con un wizard, in modo che ciascuna si possa qualificare e aderire. E quindi questo consentirà a voi di poter partecipare sotto l'ombrello e sotto l'egida, sotto l'autorizzazione, tra virgolette, dei vostri referenti responsabili. Ci abbiamo sempre tenuto, io in particolare, a tenere separate le due cose. Nel pensare questo progetto, nell'immaginare e progettarlo, io ho sempre guardato i miei colleghi, quindi voi, non le amministrazioni, non direttamente, non perché non esistano, ma perché in realtà nella mia idea il set di competenze digitali non ha nessuna connotazione amministrativa. Quindi, se uno lavora al comune di Bolzano o all'ASL di Como o all'INPS di Lecce,
Il set minimo di competenze è identico, quindi cosa fanno le rispettive amministrazioni a me non interessa. Guardo voi, siete voi che dovete cercare di capire se siete sufficientemente competenti e se non lo siete utilizzare i prodotti formativi che mettiamo a disposizione per migliorare. Stop. Poi ovviamente per rendere questo un qualcosa di sensato e per dar modo anche alle vostre amministrazioni di poter capire e di progettare la propria formazione per i propri dipendenti sulla base dell'esito, è sensato coinvolgerle. Prima di entrare con voi in riunione, giusto per dare un'informazione che posso dare tranquillamente, un grande ente di previdenza, senza fare il nome, ma sapete già chi è, mi ha detto: io ho già un bel budget per fare formazione ai miei dipendenti per accompagnare il digitale, però voglio sfruttare questo sistema, il syllabus, per fare in modo che, anziché progettare formazione indistinta, almeno so il mio personale come si colloca, che tipo di competenze ha e che tipo di carenze ha. Mi sembra una cosa civile e anche sensata. Noi quello facciamo. Vogliamo favorire l'incremento di competenze, favorire la progettazione mirata di formazione, che in questo momento è scarsissima. Ragazzi, dovete essere arrabbiati, voi dovete pretendere formazione, arrabbiatevi. Meglio un buono pasto in meno e formazione in più. Non mi registrate che roba di in galera, ma insomma è così. La formazione serve molto di più che non mangiare sotto il bar, che magari vi propina schifezze, mentre la formazione è utilissima per ricollocarvi, stare al passo coi tempi e poter lavorare meglio e meno, come si diceva negli anni 70. Ne siamo arrivati a circa 700 persone che hanno fatto il sistema, che hanno testato il sistema, io ho migliorato le domande e a settembre, fine settembre, secondo me, pubblicheremo il catalogo della formazione che siamo in grado di erogare e a partire da fine settembre, fine ottobre, sarà erogata la formazione connessa alle 11 aree di competenza che avete via via visto, 10 finora, questa è l'11ª. Quindi il sistema sarà tutto sommato abbastanza semplice da utilizzare. La mia missione entra, quindi autorizza i suoi dipendenti, costoro fanno l'assessment, finito l'assessment, sulla base degli esiti, entrano nella parte formativa e utilizzano come vogliono, da casa, sull'iPad, dove gli pare, i moduli formativi online per migliorare. Poi, se sono bravi, e io penso che voi siate bravi, rientrano nel sistema, così possono verificare se la formazione è servita a migliorare la vostra posizione di competenze complessive. Non aggiungo altro perché manca poco e voglio dare la parola a Sabina Bellotti che vi illustrerà come in qualche modo aiutarci e aiutare i vostri colleghi a migliorare le domande, per cui passo chiudo il mio intervento e auguro a tutti, perché non ci vedremo prima, intanto buone vacanze. Perfetto, grazie Elio Gullo. Prego Sabina Belotti. Allora, buongiorno a tutti. Noi ci siamo già visti in occasione del secondo o terzo webinar. Come sapete, io mi occupo in particolare della partecipazione delle amministrazioni a questa importante iniziativa nazionale. Quindi, ho sottolineato nel mio intervento precedente quanto è importante per la realizzazione di questa iniziativa, per il suo buon esito, la partecipazione attiva delle amministrazioni. E oggi parliamo della partecipazione attiva del personale, perché abbiamo bisogno individualmente di voi per procedere e per ottenere l'obiettivo finale del progetto, che è quello ovviamente di migliorare le competenze digitali presenti nel settore pubblico a livello diffuso, come ha ricordato Elio Gullo. Brevemente, il perché di questa richiesta di una vostra partecipazione, a che cosa serve il self-assessment che proponiamo sulle competenze digitali? Serve alle amministrazioni ovviamente per rendere più mirata la formazione, perché ricevono in forma aggregata degli esiti di questo assessment che riguarda il proprio personale, e questo serve, il fatto di utilizzare uno strumento comune a livello nazionale, serve anche per azioni di comparazione e di confronto con altre amministrazioni. Noi di Funzione Pubblica siamo sempre convinti che uno dei modi migliori per migliorare la performance complessiva del settore è quello anche di utilizzare molto il bench learning, di comparare i propri modi di funzionamento fra amministrazioni dello stesso settore e anche di settori diversi. Però il self-assessment ha anche una funzione individuale che Elio Gullo ha ricordato in maniera molto netta, direi, poco fa, perché appunto consente al singolo dipendente pubblico di misurare le proprie competenze, di richiedere una formazione che sia mirata all'esercizio del proprio ruolo ed ha anche la possibilità, anche in questo caso, di un confronto fra colleghi. Il target del self-assessment, l'abbiamo detto più volte durante questo ciclo di webinar, noi ci rivolgiamo
personale pubblico non specialista ICT. Quindi anche in questo caso quello che sto ricercando non è la collaborazione di specialisti ICT, ma di personale che applica regole, usa strumenti, come è scritto qui nella slide, tecnologici di cui non conosce le componenti e le funzionalità di dettaglio, cioè appunto come usiamo uno smartphone senza sapere effettivamente perché siamo in grado di arrivare dove arrivare con uno smartphone. E nei progetti crea soluzioni, quindi ci rivolgiamo ai non specialisti. I contenuti del test ormai vi sono chiari, siamo arrivati alla fine di questo ciclo che ha percorso le cinque famiglie tematiche, qui riportate a sinistra, degli issue, degli argomenti che sono trattati dal syllabus, nelle 11 sottotemi che sono rappresentati nel syllabus. Che cosa prevede il test? Il test si avvale a una piattaforma di domande, come sapete, vi è stato detto anche questo, perché durante il ciclo vi sono state illustrate delle tipologie di domande nei vari argomenti e sapete che il test è composto da un numero variabile di domande che può andare da un minimo di 33 a un massimo di 113, il numero è dinamico perché il test attraversa dei livelli di padronanza diversi, quindi a seconda delle risposte date si può aumentare il numero delle domande. Però abbiamo, come dire, un elemento più o meno fisso che è quello di aver realizzato un test che deve rispondere a una logica di risposta immediata e quindi il tempo che normalmente è teoricamente è da dedicare è di non più di un minuto per domanda. Perché vi dico questo? Perché appunto noi abbiamo attualmente nella piattaforma presente, e come ha ricordato Iogullo, il test è stato già realizzato proprio in forma pilota da un numero abbastanza significativo di personale partecipante appartenente alle amministrazioni che hanno partecipato a questa fase sperimentale. Per cui all'interno della piattaforma sono presenti una serie di domande suddivise per i tre livelli di cui siete a conoscenza. In particolare la nostra attenzione si concentra in questa fase sulle domande del livello base, che sono molto importanti, sia perché abbiamo riscontrato nella fase pilota che ci sono purtroppo diverse carenze relative alle skills e alle abilità che il syllabus descrive come base, quindi quella è, come dire, l'elemento di partenza per ogni amministrazione per diffondere queste competenze, che, come dice Elio Gullo, il syllabus in realtà presenta competenze che dovrebbero essere universalmente diffuse, ma è chiaro che al crescere del livello di difficoltà si entra di più, diciamo, in una sorta di specializzazione di tipo professionale legata al ruolo, quindi chiaramente le competenze del livello avanzato, per esempio sul tema della sicurezza, non necessariamente devono essere ugualmente diffuse in tutto il personale. Concentrando l'attenzione sulle domande base, noi abbiamo iniziato e vogliamo avviare ora, e per questo vengo al punto della vostra partecipazione, un item analysis per validare le domande. Senza entrare troppo in tecnicismi, l'item analysis è quella metodologia che serve per rendere valido un test. Anche nei test che normalmente vengono effettuati per accedere a una patente piuttosto che a un concorso, esistono delle tecniche di costruzione delle domande che servono a rendere il test efficace, efficiente, che possa promuovere delle forme di apprendimento, che aiuti gli elementi di memorizzazione che sono necessari affinché il test venga realizzato in maniera fluida. Quindi il nostro obiettivo oggi è quello di migliorare la qualità del test. Abbiamo già fatto una serie di interventi sulle domande sulla base degli esiti di customer satisfaction dei 600-700 persone che hanno già partecipato, ma vogliamo andare oltre da un punto di vista tecnico e metodologico per assicurarci attraverso item analysis la validità generale delle nostre domande. Questo ovviamente connesso non solo con la partecipazione del singolo, ma soprattutto con quell'elemento che ho ricordato dell'importanza di questo strumento di livello nazionale anche per il dialogo tra le amministrazioni e la comparazione. Quindi la modalità che noi intendiamo utilizzare sono delle indagini online, online survey, quindi chi partecipa riceve un link per la verifica dei set di domande. Per il momento abbiamo bisogno di un campione di personale pubblico che non ha ancora effettuato l'assessment, come ha ricordato Iogullo. Quindi ci rivolgiamo in primis a voi che avete partecipato al ciclo dei webinar e troverete in un link che vi verrà mandato o comunque nella pagina 20 di Formez PA la possibilità
di ottenere ulteriori elementi su questa iniziativa, che comporterà per voi un impegno di massimo un'ora, la possibilità di rispondere, di ricevere un questionario con un massimo di 60 domande, che porterà via a voi appunto un'ora di tempo e che per noi è molto importante ai fini di questa validazione. In questa prima fase, voglio sottolinearlo, il test presenterà soltanto domande di livello base e poi procederemo con altri, diciamo, survey nei mesi successivi all'estate. Quindi la preghiera è che voi aderiate, di modo che noi possiamo selezionare un campione sufficiente numericamente per poter effettuare questa prima item analysis, dare avvio all'item analysis, da completare complessivamente sulle domande presenti in piattaforma entro settembre-ottobre prossimo, dopodiché avremo la possibilità, per la numerosità delle domande presenti e soprattutto dei partecipanti al test, di abilitare la nostra piattaforma con dei meccanismi automatici di item analysis, per cui questo tipo di attività di survey iniziale la faremo soltanto in questa fase, dopodiché automaticamente saremo in grado con la nostra piattaforma in maniera dinamica di verificare questi elementi tecnici. Quindi vi invito, soprattutto coloro che hanno partecipato più assiduamente al ciclo di webinar e quindi hanno dimostrato un interesse per i temi del syllabus e anche hanno familiarizzato con questi temi, di iscrivervi su Eventi PA e a breve riceverete le informazioni poi su come procedere. Grazie per la vostra, grazie in anticipo per la vostra partecipazione e buon lavoro per il webinar di oggi. Grazie Sabina, scusami un secondo perché qualcuno scrive in chat proprio in pratica come si fa, no? Forse non hanno capito bene come devono fare per partecipare a questa attività di item analysis. Allora, riceverete un link che mi era stato detto che probabilmente sarebbe stato messo già nella chat, quindi entro il webinar di oggi, ma in ogni caso, in alternativa, potete andare sulla pagina di Eventi PA e all'interno del quale troverete una nota specifica su questa iniziativa e potete aderire. Vi si chiede un'iscrizione che in realtà non è un'iscrizione, ma è un'adesione. A seconda poi del numero di persone che aderiranno, noi estrarremo un primo campione, ma se non sarete coinvolti in prima battuta potrete essere coinvolti successivamente, perché questa iniziativa si svilupperà a partire da adesso, anche nel mese di settembre. Entro la fine di ottobre noi dovremo completare questa item analysis. Quindi tutti coloro che sono interessati, se non riceverete il link nella chat, Roberta Va così mi aveva bene, sì. detto, Diciamo che entro la fine di questo seminario riusciremo ora a verificare anche questo. Va benissimo, perfetto. Di Eventi PA. Perfetto, grazie grazie a tutti. Grazie per Sabina. l'attenzione. Allora, adesso passiamo la parola a Ernesto Belisario. Aspetto di vederti in video, perfetto. Possiamo quindi caricare le sue slide. Ti sentiamo bene, Ernesto? Io interverrò solo se mi segnaleranno che l'audio non fosse perfetto. Vi ricordo solo che la registrazione di questo seminario e le presentazioni saranno disponibili da questo pomeriggio sulla stessa scheda di Eventi PA, quindi se anche avete perso una parte di seminario potrete riascoltarlo. Prego, Ernesto. Dunque, buongiorno a tutti, bentrovati. Effettivamente ci siamo visti qualche settimana fa, non sono poi tantissime, era all'inizio del mese di maggio, era il momento del lockdown in cui uscivamo dal lockdown. Effettivamente, oltre al fatto che il 28 luglio sembrava una data assai lontana. Probabilmente c'erano una serie di incognite su quella che sarebbe stata la fase successiva di gestione dell'emergenza Covid. Una cosa però ce l'avevamo chiara, ne avevamo parlato quando abbiamo parlato proprio di trasformazione digitale, ed è cioè che l'emergenza Covid, oltre ad essere un evento tragico, ahi noi, è stato un acceleratore della trasformazione digitale delle organizzazioni non soltanto pubbliche ma anche di quelle private. E secondo me si chiude un cerchio. Noi abbiamo iniziato a parlare proprio della trasformazione digitale e quindi introducendola, cercando di definire
le principali caratteristiche di questo processo e i documenti più importanti, come appunto il codice dell'amministrazione digitale, il piano triennale, e è ovvio e non poteva che essere altrimenti, il processo di trasformazione digitale è in perenne evoluzione, come dimostrano tanti atti e tanti decreti della fase di urgenza, ultimo tra tutti il decreto semplificazione, cioè il decreto legge 76, che molte norme modifica del codice dell'amministrazione digitale nel tentativo di imprimere una ulteriore accelerazione al percorso di trasformazione digitale. Questo perché dicevo chiude un ciclo? Perché è ovvio che nel momento in cui la trasformazione digitale diventa realtà, diventa operativa, diventa sempre più stringente, è fisiologico che aumentano i dati che vengono trattati attraverso gli strumenti tecnologici, e questo pone una serie di profili legati alla sicurezza dell'organizzazione per cui lavoriamo, quindi della nostra amministrazione, pone dei temi legati alla sicurezza dei nostri dati personali, quelli di dipendenti, no? Di smart worker, diremmo in questo momento, e ovviamente pone dei temi legati alla protezione dei dati personali degli utenti. L'amministrazione tratta un numero davvero assai cospicuo di dati che vanno da quelli degli esami dell'università, le cartelle cliniche, per passare naturalmente ai registri, elenchi pubblici, le pratiche dei tributi, quelle dell'edilizia. Voi siete impegnati sul campo, quindi sapete meglio di me, sono tantissimi dati che progressivamente sono stati digitalizzati. C'è stato questo switch off per cui prima aveva valore il cartaceo, oggi ha valore il digitale. Ed è ovvio che questo è un fenomeno che deve essere presidiato correttamente. Come diceva Elio Gullo, che saluto e ringrazio per il coinvolgimento insieme a Formez in questa esperienza sicuramente stimolante ed ambiziosa, come diceva Elio Gullo, non bisogna fare terrorismo psicologico. Non ho mai creduto a chi dicesse che bisogna rispettare la normativa sulla privacy per paura della sanzione. Quelle ci sono ed ovviamente si devono in qualche modo raccontare e presentare, perché altrimenti ci sarebbe una omessa rappresentazione, e l'amministrazione, sappiamo, è fatta anche di sanzioni e di responsabilità. Ma si tratta più che altro di avere conoscenza e consapevolezza del fatto che ci sono alcuni comportamenti che sono pericolosi e rischiosi, e dall'altro che esistono delle norme alla luce delle quali dobbiamo rivedere alcuni processi e alcuni modelli. Oggi provo a mettere in fila, naturalmente non tutti gli articoli di legge e di regolamento che si occupano della protezione dei dati personali sono applicabili alla pubblica amministrazione, ma proverò a guidare all'interno di quelle che sono le competenze previste nel syllabus per cercare di comprendere come si inseriscono in questo processo di trasformazione digitale nelle pubbliche amministrazioni e perché sono utili e sono importanti. Prima di iniziare, inizio con questi, come già di consueto, come già accaduto nel primo webinar, con una citazione è di uno scienziato, Charles Percy Snow, che dice: la tecnologia è una cosa curiosa, ti dà grandi doni in una mano e ti pugnala alle spalle con l'altra. Ve l'ha rappresentato correttamente Corrado Giustozzi nel webinar della settimana passata. Se non vado errato, esistono dei rischi, delle minacce legate alla sicurezza. Questi rischi e queste minacce non è che prima non ci fossero, no? Perché ieri c'è qualcuno che mi ha detto: avvocato, come mai sentiamo di attacchi? Prima non se ne parlava e oggi se ne parla di più. I motivi sono due. Tendenzialmente prima le nuove tecnologie erano soltanto un pezzo della nostra vita. Oggi la gran parte delle informazioni, degli archivi è lì e quindi è fisiologico che aumenta la base d'attacco e quindi evidentemente di rischio. Dall'altro è evidente che c'è una maggiore consapevolezza, nel senso ci si rende conto della eventuale violazione di dati personali.
criminali o comunque degli attacchi, e grazie alle norme degli ultimi anni c'è una maggiore emersione di questo fenomeno. Il regolamento GDPR, cioè il regolamento 679 del 2016 di cui parliamo, infatti obbliga le organizzazioni che subiscono una violazione dei dati a comunicarlo all'autorità garante e ai soggetti interessati, e quindi quei fenomeni di attacco e di incidenti che prima magari rimanevano rinchiusi in stanze di organizzazioni pubbliche e private, oggi invece diventano di dominio pubblico. Tra l'altro, questo cambio di concezione, secondo me, è anche particolarmente interessante perché attiene anche al tipo di rapporto che c'è tra cittadini e amministrazione. Proteggere i dati degli utenti non è qualcosa che è obbligatorio perché altrimenti c'è la sanzione, ma possiamo dire che mentre l'operatore privato potrebbe essere tentato di violare la normativa o comunque di non investire sulla sicurezza perché guida la sua logica organizzativa al principio del massimo profitto, per la pubblica amministrazione la protezione di dati e archivi è di fatto tutela dell'interesse pubblico. In questo senso va, mi fa piacere raccontarvela in questo webinar, va un provvedimento dell'autorità garante per la protezione dei dati personali che ha subito relativo ad un data breach subito da un'amministrazione. Questa amministrazione è un data breach, e cioè dei dati vengono diffusi a dei destinatari che non dovevano conoscerli. Che cosa succede? Quale potrebbe essere, no, la gestione old style? È successo il fattaccio, io provo finché nessuno mi dice nulla a oscurarlo, a non dirlo a nessuno, e poi eventualmente mi difenderò. Invece questa amministrazione molto lodevole non solo l'ha comunicato all'autorità garante per la protezione dei dati personali, ma addirittura lo ha comunicato agli interessati scusandosi per l'accaduto, una cosa davvero molto apprezzabile. E a quel punto, quando l'autorità è stata chiamata a valutare di questo errore umano che aveva comportato la violazione dei dati personali, tenendo conto di questo comportamento proattivo di cura del dato e dell'interesse pubblico, ha deciso di non comminare una sanzione ma soltanto un ammonimento, proprio perché l'amministrazione e chi lavora nell'amministrazione aveva avuto conoscenza, consapevolezza, quindi conoscenza delle norme, consapevolezza del disagio evidentemente arrecato agli utenti, e quindi aveva fatto un'interpretazione, un'applicazione non burocratica ma in realtà molto concreta delle norme, e quindi non meritava evidentemente una sanzione. Detto questo, mi fa piacere darvi anche quest'altra citazione del professor Giovanni Ziccardi dell'Università di Milano, che dice: il problema non è se violeranno i nostri dati, ma quando violeranno i nostri dati. Quindi la minaccia è molto più concreta di quello che possiamo pensare, e quindi ha senso avere una corretta consapevolezza di queste minacce e di come proteggere i dati e le informazioni. Tra l'altro, la consapevolezza sull'importanza dei dati è ormai sempre più diffusa. Io credo che sia un dato di comune esperienza. Io utilizzo questa vignetta per riassumerla, no? Il bambino che va alla lavagna, la maestra gli dice: scrivi il tuo nome, e il bambino dice: sì, vabbè, ma prima dimmi come userai i miei dati. I nostri utenti hanno sempre una maggiore consapevolezza del fatto che ci sono delle norme, ci sono dei diritti, e quindi è assolutamente ragionevole che questa stessa consapevolezza su norme, adempimenti e cautele sia diffusa all'interno dell'amministrazione. Sull'importanza della sicurezza informatica posso sicuramente andare molto veloce, nel senso che la sicurezza, le minacce alla sicurezza informatica sono di diverso tipo, ve ne ha parlato Corrado Giustozzi, e quindi su questo posso andare veloce: attacchi dall'esterno, e quindi acquisizione indebita di dati, sabotaggio e spionaggio, che sembrano cose che capitano soltanto nei film con gli agenti segreti, invece la esperienza ci dice che capitano anche in amministrazioni pubbliche italiane o in società partecipate della pubblica amministrazione, oppure corruzione dei dati. Spesso accade che a causa ad esempio di bug oppure di altro tipo di operazioni scorrette eseguite dagli utenti ci sia una perdita dell'integrità dei dati dell'amministrazione, e quindi questo potrebbe avere delle conseguenze se l'amministrazione
non si premurasse. Immaginiamo ad esempio al famoso CryptoLocker che prende l'amministrazione comunale relativamente ai dati, alle pratiche dell'edilizia, nel caso in cui non ci fossero delle copie di sicurezza e quindi non ci fosse un'organizzazione per avere delle copie di backup, sarebbero persi i dati relativi alle pratiche degli utenti e quindi la certezza giuridica sulle posizioni soggettive, ad esempio sulla legittimità di un titolo edilizio e quindi dell'edificazione oppure dei lavori di ristrutturazione di un determinato immobile. Altre minacce alla sicurezza dei dati sono i danni da risorse umane e quelli cioè costituiti da accessi non autorizzati, acquisizione, comunicazione indebita, perdita, corruzione dei dati. Mi riferisco in questo momento in particolare alla parte relativa agli accessi non autorizzati. Guardando agli ultimi provvedimenti delle tante autorità di controllo, cioè delle diverse autorità garanti per la privacy dell'Unione Europea, un elemento ricorrente è questo anche nelle pubbliche amministrazioni, sistemi di credenziali, di sistemi che magari consentono di memorizzare e consultare i dati degli utenti, in cui ci siano utenti che possono vedere dati che in realtà non appartengono al proprio ufficio. È capitato, ad esempio, a strutture sanitarie che sono state sanzionate. Faccio un esempio dell'autorità portoghese per 400.000 euro perché tutti i dipendenti potevano vedere tutte le cartelle cliniche di tutti i pazienti senza distinzione in relazione al paziente davvero in cura presso la struttura presso cui lavorava il dipendente. E questo è sicuramente una minaccia molto importante alla sicurezza ed è una minaccia che tra l'altro per questo ne parliamo in questo ciclo, non è una minaccia soltanto da un punto di vista tecnico, qui c'è una componente organizzativa molto forte e anche regolamentare, e cioè è stato definito in coerenza con l'organigramma quali sono le persone che devono effettivamente accedere a determinati dati e quindi c'è una sovrapposizione tra l'organigramma funzionale e i permessi per accedere ad un determinato applicativo e quindi ai dati che degli utenti sono lì memorizzati, perché se così non fosse ci sarebbero delle minacce alla sicurezza, perché molte persone possono accedere e quindi qualcuno potrebbe fare di quei dati un uso evidentemente indebito. Altre minacce sono quelle legate a applicazioni non affidabili e quindi in questo caso le conseguenze sarebbero la perdita di prestazioni, l'inibizione all'accesso dei dati oppure le vulnerabilità della sicurezza. Vanno in questo senso molti degli incidenti che occupano le pagine dei giornali oppure addirittura la cronaca televisiva. Applicazioni non testate oppure non aggiornate perché magari non è stato correttamente presidiato il tema dell'assistenza, della manutenzione, oppure perché il collaudo non è stato efficace, oppure perché non erano state allocate delle risorse che consentissero di poter effettuare il passaggio ad una soluzione informatica più aggiornata. Quindi, come vedete, le minacce alla sicurezza dei dati sono molte, alla sicurezza degli archivi e dei sistemi in generale. Queste minacce naturalmente diventano ancora più concrete in relazione allo smart working e quindi in relazione al mutato scenario di erogazione della prestazione lavorativa che, come voi sapete, è cambiato radicalmente a causa dell'emergenza Covid-19. Naturalmente c'è una differenza molto importante. Io ho incontrato nel corso di queste settimane amministrazioni che prima del lockdown non consentivano ai propri dipendenti nemmeno di consultare la posta elettronica, tranne qualche eccezione dai dispositivi personali fuori dall'ufficio, no? Alcuni comuni, tra l'altro nemmeno piccolissimi, in cui la posta elettronica, tranne con le dovute eccezioni, il sindaco, il segretario comunale, le potessero vedere soltanto dal computer presso la sede comunale. È ovvio quindi che
Riorganizzarsi in modo tale che invece un numero sempre maggiore di dipendenti possa accedere non solo alla posta elettronica, ma anche agli archivi e gestionali per continuare a lavorare. Si sa che il dipendente pubblico non lavora soltanto con la posta elettronica o con le videoconferenze, quello può farlo un dipendente privato, ma alimenta elenchi, registri, deve consultare il protocollo, quindi questo ha sicuramente degli impatti. E quindi questo discorso, quando abbiamo pianificato questo webinar, nel frattempo è diventato ancora più stringente, così come più stringente diventa il tema della sicurezza informatica con i servizi online. Anche in questo caso si moltiplicano dati, cambiano le modalità, i dati c'erano già prima, ma ovviamente cambiano le modalità e quindi deve cambiare qualcosa nella mia consapevolezza e nella gestione del rischio, perché se non sono consapevole di un rischio è difficile che io sia in condizione di poterlo fronteggiare adeguatamente. Sull'importanza della privacy, vi cito questa frase di Rodotà, che come voi sapete è stato il professor Stefano Rodotà, il primo presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, oltre che un insigne giurista e un autorevolissimo intellettuale, che scriveva tanti anni fa ormai: con le banche dati, le reti, le TV via cavo e anche le tecnologie genetiche, il diritto di privacy non è più soltanto quello di essere lasciato solo, ma anche e soprattutto quello di controllare il destino delle informazioni che circolano sul proprio conto. E questo è molto importante per quanto di nostra competenza in questo webinar, perché una delle prime nozioni importanti, una delle prime competenze, ed è per questo che è contrassegnata con l'adesivo verde del livello base, è quello di avere una padronanza delle nozioni fondamentali. Perché io devo sapere cosa passa dai miei sistemi informativi, quindi quali sono le tipologie di archivi, devo essere in condizione di differenziarli a seconda delle informazioni. Questo perché? Perché naturalmente le minacce sono differenti a seconda del tipo di dati, più critici sono i dati che vengono ospitati all'interno di un sistema o all'interno di un applicativo, e più io dovrò adeguare il livello di protezione alla minaccia che corre quel determinato dato. Quindi le nozioni sono importanti non per mero enciclopedismo, oppure perché, come si può pensare, l'avvocato che vuol far sfoggio di definizioni normative, ma perché ho necessità di cominciare a fare delle distinzioni tra i dati che tratto. Ci possono essere, ad esempio, dei dati anonimi, dei dati cioè aggregati che non sono riconducibili a nessun interessato, e quindi il rischio in termini di impatto di un incidente di sicurezza su quel dato è evidentemente molto basso. Al contrario, se sto parlando del dato relativo alla cartella clinica di un utente, ho un rischio che ha un impatto potenziale molto più alto, no? È un dato di comune esperienza. Immaginiamo se venga oggetto di violazione il dato relativo alla nostra cartella clinica o le informazioni relative al nostro stato di salute. Quindi cominciamo innanzitutto a distinguere tra una serie di nozioni, ed è questo che è previsto all'interno del syllabus delle competenze digitali. In primis la distinzione tra integrità, non ripudio e riservatezza. Vedete, mi hanno insegnato che parlare di sicurezza informatica di un archivio come di un sistema significa sapere distinguere tra tre profili. Il primo profilo è quello evidentemente della integrità. Noi spesso ci preoccupiamo unicamente del profilo riservatezza, cioè per noi un sistema e un dato è sicuro se non è oggetto di accesso abusivo, cioè se lo guarda solo chi ha titolo giuridico per guardarlo. In realtà questo, che è il profilo legato alla riservatezza cosiddetta o alla confidenzialità, è sicuramente una componente importante della sicurezza informatica. Quindi un dato è sicuramente sicuro se può guardarlo chi ha il titolo giuridico per farlo, ma non solo, non basta. Il
dato è sicuro se è integro e quindi cioè se la sua consistenza è protetta. Questo vale tra l'altro molto per le pubbliche amministrazioni. Immaginiamo che si tratti dei dati di un'università, ad esempio, no? Quindi immaginiamo che io mi sia laureato in una certa università con un determinato voto. Se quel voto come dato, come elemento, non fosse protetto nella sua integrità, quindi se non fosse garantito che il mio voto di laurea non sarà alterato, oppure meglio, la mia presenza nell'archivio dei laureati non sia alterato, è ovvio che quel dato non è sicuro, no? Perché magari non lo vede nessun altro, ma semplicemente per un bug, per un errore di sistema, io non sarò più in condizione di poter dimostrare di essermi laureato e quindi non potrò conseguire un determinato bene della vita. Quindi non confondere già il concetto di sicurezza del dato con quello di riservatezza, cioè di confidenzialità del dato, ma sapere che poi parallelamente abbiamo anche la nozione di integrità, la nozione di disponibilità, cioè il dato deve essere disponibile tra i soggetti che effettivamente hanno titolo giuridico per trattare. Ovviamente deve essere riconducibile ad un determinato soggetto, cioè bisogna essere in condizioni di poter ricostruire chi è il soggetto che ha effettuato una determinata modifica oppure ha inserito un certo dato all'interno del sistema è sicuramente importante. Ecco perché non è nozionismo, significa avere contezza di dove devono portarci gli sforzi in di sicurezza informatica, organizzandoci di conseguenza. Oltre ovviamente alla conoscenza delle nozioni fondamentali, dobbiamo anche conoscere la normativa di riferimento. Si sa che chi lavora nelle pubbliche amministrazioni è alle prese con molte normative, alcune volte troppe, ed alcune delle quali vengono ingiustamente, a mio avviso, naturalmente, reputate come delle normative di serie B. Tra queste, tra l'altro, c'è proprio il codice dell'amministrazione digitale e c'è proprio il GDPR, no? Cioè, come se per una pubblica amministrazione fosse importante soltanto la parte relativa alla legge di bilancio oppure al diritto amministrativo classico, tradizionale, la 241, tanto per intenderci. E in realtà anche la normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali è di importanza sempre maggiore. Cioè il regolamento dell'Unione Europea 679 del 2016, che ha introdotto tutta una serie di principi che hanno innovato. Molto spesso si pensa che le normative che cambiano siano soltanto una evoluzione numerica, no? Quindi prima ti dovevo l'informativa ai sensi dell'articolo del decreto italiano, adesso ti devo l'informativa ai sensi dell'articolo X del GDPR, poi di fatto non cambia nulla. In realtà il GDPR ha innovato profondamente. Tra l'altro una delle cose molto interessanti è che in base al GDPR la formazione del dipendente è la prima misura di sicurezza, e cioè è come un messaggio che il legislatore europeo lancia a tutti i datori di lavoro, cioè a tutti i titolari del trattamento. Non pensate che il tema della sicurezza, anche della sicurezza informatica, si possa risolvere soltanto con investimenti cospicui in sicurezza, posto che ci siano ovviamente questi investimenti cospicui in sicurezza, perché la prima misura di sicurezza è avere un personale formato e istruito sulla protezione dei dati personali. E quindi riuscire ad avere questa nozione, voi sicuramente sì. Tra l'altro vedo dei nomi ricorrenti all'interno della chat, saluto i tanti che con assiduità seguono questo tipo di iniziative. Voi lo sapete, ma io continuo a sentire ancora alcuni dipendenti di amministrazioni che parlano di la direttiva europea. Non è una direttiva, è un regolamento, quindi sapere che c'è un regolamento il cui testo si applica integralmente in tutti i paesi dell'Unione
dell'Unione Europea in modo assolutamente identico e che quindi costruisce un framework, una cornice di interoperabilità normativa sulla protezione dei dati a livello europeo è importante. Così come è importante anche evitare di far confusione. Questo, tra l'altro, aiuta ad orientarsi anche nell'applicazione di normative che apparentemente sembrano contrastanti. È il caso, ad esempio, del rapporto tra trasparenza e privacy. Questo è un conflitto che sembra sempre molto acceso. Alcune volte, però, questa conflittualità tra trasparenza e privacy è semplicemente riconducibile ad una errata comprensione degli ambiti di applicazione, posto che si tratta di due libertà ugualmente fondamentali, quella al controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione e quella alla protezione della propria libertà. Però molto spesso, come è capitato di rilevare anche al garante privacy, le amministrazioni, ad esempio, si rifiutano di pubblicare oppure di concedere dei dati relativi a società per privacy, ma in realtà le società non hanno privacy, ce lo dice chiaramente l'articolo 1 del GDPR, il regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche, quindi è importante sapere, ed è una competenza di base, sapere che il GDPR si applica solo alle persone fisiche, non alle persone giuridiche, agli enti, alle associazioni e quindi le informazioni relative a queste organizzazioni sicuramente potrebbero essere coperte da esigenze di riservatezza, ma non è la privacy, sarà il segreto commerciale, sarà il segreto industriale, insomma un altro tipo di fondamento che appunto non sia il GDPR. Il GDPR, tra l'altro, come chiarito dalla stessa norma, è una norma che si applica alle persone fisiche e ai trattamenti interamente o parzialmente automatizzati di dati personali, e non si applica soltanto ai dati anonimi oppure ai dati effettuati da persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Questo è molto importante sempre perché avere conoscenza di questi profili ci aiuta a tutelare e a proteggere meglio i dati. Faccio due esempi, mi perdonerete per ragioni di tempo, sto provando a anche dare qualche elemento che consenta di poter indirizzare anche colleghi verso approfondimenti e che comunque aiuti a far comprendere l'importanza di queste nozioni. Penso ad esempio alla pubblicazione sempre sul sito, altro tema molto importante. Molto spesso si ritiene che sia sufficiente un omissis per rendere un dato anonimo, invece il dato è anonimo soltanto quando non sia possibile risalire in concreto all'interessato e quindi quello che amministrativamente ci illudiamo di eliminare con l'omissis, in realtà magari nella motivazione del provvedimento c'è un altro elemento che aiuta ad identificare il soggetto interessato e quindi noi pensiamo che a quel punto possiamo pubblicarlo perché non si applica la normativa sulla protezione dati e però in realtà quel dato anonimo non lo è per niente. Oppure il tema legato al fatto che il GDPR non si applica ai trattamenti effettuati da persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico è molto importante per lo smart working, in cui magari noi stiamo utilizzando un dispositivo personale, ma attraverso quel dispositivo personale, che sia il nostro laptop oppure il nostro tablet o il nostro smartphone, noi non stiamo più facendo un trattamento a carattere esclusivamente personale o domestico e condividendo le immagini con i nostri amici oppure facendo le videochiamate con i nostri parenti, ma noi, anche se utilizziamo i nostri dispositivi, stiamo effettuando un trattamento per finalità professionali nell'ambito dell'inquadramento che abbiamo presso l'amministrazione e quindi dobbiamo necessariamente applicare questo tipo di normativa. Le conoscenze, queste conoscenze servono a farci avere una percezione adeguata e quindi semplicemente conoscere per deliberare, si sarebbe detto un tempo. Molto spesso la mancanza di queste e solo la mancanza di queste competenze, io non credo alla malafede, non credo alla cattiveria, anzi credo semplicemente che non ci sia un'adeguata percezione
di compiere determinate operazioni e quindi che ci sia bisogno di avere determinate cautele. A questo punto, come dicevamo, la competenza base è quella di possedere le nozioni fondamentali, competenza di livello intermedio è invece quella di conoscere le norme e i principi da seguire. Tra queste norme e questi principi rientrano una serie di definizioni e di nozioni. La prima che vi cito è quella di dato personale, così come ci è data dall'articolo 4 del regolamento. Dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, il cosiddetto interessato. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. Quindi la nozione di dato personale, data dal legislatore europeo, è amplissima, lo era anche quella di prima, ma questa, se possibile, lo è ancora di più, e dentro c'è tutto: il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di matricola, l'indirizzo di posta elettronica, anche se non è un indirizzo apparentemente nominativo, l'indirizzo IP con cui l'utente si collega, alla nostra pagina, il fatto che abbia presentato N istanze online o abbia fatto determinati accessi all'area riservata del nostro portale, sono tutti dati, relativi ad un utente. Ovviamente questa è la considerazione che facevamo prima: dobbiamo essere, consapevoli che non tutti i dati sono uguali. Sotto questo aspetto, mi fa piacere oggi sottolineare un errore molto comune. Molto spesso, mi capita di partecipare a incontri, riunioni in cui dice: vabbè, ma tanto noi non trattiamo dati sensibili, come se, cioè, la normativa sulla protezione dei dati personali si applicasse solo ai dati sensibili, che poi vedremo quali sono. No? La normativa sulla protezione dei dati si applica a tutti i dati, quindi anche al nome, al cognome, al codice fiscale, quindi alle informazioni comuni, diciamo così, meno critiche. Poi certo, esistono alcuni dati che noi chiamiamo sensibili, e tra un po' vedremo quali sono, che sono dati, informazioni più critiche che ci riguardano e che quindi meritano un livello di protezione più elevato. Però attenzione, io devo conoscere le nozioni di dato personale e di dato sensibile e devo sapere che la normativa si applica ai dati personali nel complesso. Ovviamente per i dati sensibili c'è un'ulteriore cautela da parte del legislatore, ci deve essere da parte di chi li tratta, perché li deve trattare con cura maggiore. La definizione di dati appartenenti a categorie particolari, e questa è la terminologia giuridica corretta, ma dati sensibili è ugualmente comprensibile. Articolo 9, paragrafo 1, parla di dati personali che rivelano origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Sempre per fare un ulteriore esempio, io mi occupo del servizio di mensa scolastica e devo sapere che il dato relativo ai particolari regimi alimentari dei ragazzi sono dei dati che potrebbero disvelare dei dati sensibili, perché dietro quel regime alimentare ci può essere la patologia. E invece possiamo avere una certa indicazione in questo senso. Poi abbiamo un tema legato alla definizione di trattamento. Il trattamento è qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o insiemi di dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. Quindi il discorso relativo al trattamento, la nozione di trattamento è fondamentale, perché io devo avere consapevolezza del fatto che tutte le operazioni che faccio sui dati, non soltanto la pubblicazione o la memorizzazione, sono delle attività di trattamento. Anche inviare
una mail con dei destinatari in chiaro, in CC e non in CCN, è evidentemente un trattamento di dato personale e ha dato luogo, tra l'altro, a dei provvedimenti sanzionatori se non sorretta da una valutazione congrua da un punto di vista, da un punto di vista giuridico. Quali sono i principi da seguire? Dicevo prima, nelle nozioni di livello intermedio rientrano anche i principi da seguire per proteggere i dati. I principi dettati dal GDPR ruotano intorno ad un principio cardine, che è il principio di accountability, in base al quale il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi previsti dal GDPR ed è in grado di comprovarlo, il cosiddetto principio di responsabilizzazione. Tra i tanti principi che vengono declinati e che appunto devono essere posseduti da chi lavora nella pubblica amministrazione, ci sono quelli indicati dall'articolo 5, paragrafo 1. Tra questi vi sono il principio di liceità, correttezza e trasparenza, in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. E ancora, i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile, con tale finalità, e cioè il principio di limitazione delle finalità, il principio di limitazione della conservazione. I dati devono essere conservati, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Questo è molto importante anche perché, voi avete affrontato anche i temi relativi alla conservazione e quindi alla corretta archiviazione dei dati. È ovvio che in questo caso il corretto rispetto di questo principio passa anche per una corretta gestione dell'archivio e dello scarto dell'archivio naturalmente. Poi c'è il principio di minimizzazione, in relazione al quale i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto a quanto necessario per le finalità per cui sono trattati, il principio di minimizzazione, visto che si parla di servizi online, ad esempio, io devo sapere esattamente che se sto predisponendo il servizio online perché il decreto semplificazioni mi dice che entro il 28 febbraio 2021 tutti i servizi devono essere online e devono essere accessibili con speed, devo sapere che quando definisco quali sono i dati che l'amministrazione come service provider richiede ed ottiene dal identity provider, devono essere soltanto quelle strettamente necessarie per l'accesso a quel servizio e non devono essere sovrabbondanti. Poi c'è il principio di esattezza e di aggiornamento, poi quello di integrità e riservatezza, cioè i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentale. Altri due principi molto importanti sono i principi di privacy by design e privacy by default. Privacy by design, articolo 25, paragrafo 1, tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità per i diritti delle persone, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso, il titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. Ecco perché, come vedete, qui c'è proprio un rapporto, no, di conseguenzialità tra le nozioni di livello base e le nozioni di livello intermedio. Se non conosco quali sono le nozioni fondamentali, integrità, riservatezza, non sarò in quella normativa di riferimento, non sarò in grado di applicare correttamente il principio di privacy by design o anche il principio di privacy by default all'interno dell'articolo 25, paragrafo 2. A questo punto, provo a passare in rassegna le ulteriori conoscenze previste dai livelli intermedio e avanzato che
sono relative appunto al concetto di protezione dei dati nella pubblica amministrazione digitale. Ovviamente questo concetto passa per la conoscenza di una serie di adempimenti che sono previsti dalla normativa vigente. Ne ho provati ad elencare alcuni, naturalmente, come anche prima, ho iniziato a vedere qualche domanda, come anche prima quando ho provato a spiegare il rapporto tra dati personali e dati sensibili, ho provato a fare qualche approssimazione per ragioni di tempo. Anche questa slide è frutto di una estrazione di alcuni dei principali adempimenti, ma serve soltanto a dare un quadro: mappatura delle attività di trattamento, conduzione di analisi del rischio, di valutazione di impatto, adempimenti nella scelta dei fornitori, adozione di misure di sicurezza, adozione di procedure, e pubblicazione delle informative. Sono soltanto alcuni degli adempimenti che però a livello intermedio e avanzato, cioè a livello dei soggetti che curano questi adempimenti o sono nelle strutture che collaborano perché vengono identificati come referenti, devono essere naturalmente conosciute perché altrimenti l'amministrazione non sarà in grado di poter portare a casa correttamente l'adempimento. Con riferimento alle misure di sicurezza c'è una distinzione tra misure tecniche e misure organizzative. Quello che mi interessa è che con riferimento alla protezione dei dati non vengano in rilievo soltanto le norme del GDPR, ovviamente del codice privacy, così come modificato dopo l'entrata in vigore del GDPR, ma anche il codice dell'amministrazione digitale, cioè una norma molto importante, l'articolo 51 del codice dell'amministrazione digitale, che parla di linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale che individuano soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture. Sotto questo profilo l'Agenzia per l'Italia Digitale ha adottato una serie di documenti, quelli più importanti che appunto chi si occupa a livello avanzato, quindi chi si occupa in modo professionale di questi profili nell'amministrazione deve conoscere, ne sono i due più importanti. La prima è la circolare AGID 2 del 2017 che individua le misure minime di sicurezza informatica che devono essere rispettate dalle pubbliche amministrazioni con una serie di adempimenti legate alla tenuta di un modello di implementazione e al suo costante aggiornamento, e poi le linee guida AGID sui profili di sicurezza negli acquisti ICT, che sono un documento molto interessante pubblicato tra l'altro proprio nel mese di maggio del 2020, quindi un documento molto recente, che definisce quali sono gli adempimenti che le amministrazioni devono porre in essere quando acquistano ICT per essere sicure appunto di fornire delle garanzie di protezione legate ai dati, distinguendo in tre livelli di lavoro: gli adempimenti generali, quelli organizzativi e anche di formazione da fare per organizzarsi e strutturarsi per l'acquisto sicuro ICT, poi ci sono gli adempimenti, quelli da porre in essere per singola procedura, e poi ci sono gli adempimenti legati che si fanno dopo la stipula del contratto con i diversi fornitori. Ovviamente tra le altre conoscenze che devono esserci ci sono quelle legate alla organizzazione dello smart working. Vi richiamo un documento che immagino conosciate già, l'Agenzia per l'Italia Digitale, durante il lockdown adottato, ha pubblicato un vademecum con 11 consigli per lavorare online in sicurezza, che sicuramente è un documento molto utile da far girare insieme a quelle che sono le istruzioni che le amministrazioni dovrebbero avere dedicate profili di sicurezza dei dati e dei sistemi da mettere a disposizione da parte di tutti i propri dipendenti. Molto
uso una battuta sugli smart worker, dico che smart worker si diventa, non si nasce, quindi la parte di formazione, di competenze, anche di soft skill come quelle di cui si parla all'interno di questo vademecum, secondo me è sempre più centrale, vista l'importanza che lo smart working avrà di qui anche al prossimo futuro, come credo che sia auspicabile da molti di noi che siamo in questo momento confrontandoci. All'interno delle slide che vi saranno messe a disposizione ho inserito alcuni link a documenti e ai vademecum che vi ho dato, oltre naturalmente alle linee guida e alla circolare Agid di cui abbiamo parlato. Naturalmente ho anche, per quanto mi riguarda, è importante che il tema della sicurezza e della privacy venga richiamato anche nella guida pratica al lavoro agile nella PA, che è stato adottato e pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, proprio perché questo non è un tema ormai, anche grazie al lockdown, da addetti ai lavori, ma è evidente come si tratti, con riferimento alla protezione dei dati, di un tema che riguarda chiunque lavora nell'amministrazione, e quindi le conoscenze, le competenze devono essere sufficientemente diffuse. A questo punto mi sembra di capire che io sia arrivato praticamente alla scadenza del mio intervento, e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Provo a rispondere a qualche Ernesto, sì, alla sollecitazione. scadenza del termine, ma se hai bisogno, voglio dire, se vuoi illustrare ancora qualcosa, 2 minuti assolutamente li hai. Tra l'altro hai ricevuto alcune domande, ma poche, devo dire, adesso Sì, le metti in là. realtà le sto vedendo. Rispondo alla domanda della dottoressa Di Sanza, che dice: un semplice Guarda, elenco di nomi appartenenti a una mi determinata classe è considerato un contenitore di dati soggetto a privacy? Ma sicuramente è un bel elenco di dati personali, quindi sicuramente deve essere protetto anche il nome e cognome, sono sicuramente. Dopodiché il fatto che quei bambini frequentino una classe dice delle cose. Perdonatemi, ma molto spesso noi non ci rendiamo conto. Il GDPR utilizza spesso una frase, un'espressione: rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Apparentemente quello è un elenco che potrebbe non essere considerato quasi neutro, e verrebbe quasi da chiedersi perché proteggerlo. Così come molto spesso mi dicono: avvocato, ma perché nel curriculum da pubblicare in amministrazione trasparente non ci deve essere il codice fiscale? Beh, perché il codice fiscale è un dato eccedente, quindi è un dato che non ci dovrebbe essere in virtù di quei principi che ci siamo detti, ma soprattutto perché il codice fiscale non solo non aggiunge nulla alla pubblicazione per finalità di trasparenza del curriculum del soggetto interessato, ma addirittura espone quell'interessato ad un rischio, ad esempio del furto di identità. E quindi attenzione, perché quei dati, penso ad esempio a quell'elenco di nomi di bambini che appartengono ad una determinata classe, potrebbe essere utilizzato comunque in qualche modo pregiudizievole per quei bambini oppure per quei genitori, e quindi è evidente che deve essere in qualche modo protetto ai sensi delle cautele che ci siamo detti precedentemente. Dopodiché provo ad andare. Guarda Ernesto, le ho riportate nel box domande. Si concilia la questione Quindi della privacy dei dati con le necessità imposte alla trasparenza? Poniamo il caso del curriculum di un consulente collaboratore, bisogna scolare con i dati personali? La risposta è sì, però su questo francamente vi dico, questa era una domanda nuova nel 2014, ormai abbiamo un provvedimento generale del garante privacy del 2014 su trasparenza e privacy, abbiamo delle indicazioni tra l'altro delle FAQ del Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del progetto per la PA, che dicono esattamente come ci si deve comportare in questi casi, quindi anche queste sono delle cautele molto
ormai molto semplici perché lo sappiamo cosa non deve essere pubblicato e quindi i recapiti, il codice fiscale, il luogo e la data esatta di nascita, possiamo mettere l'anno, la firma, e tutte quelle che sono le informazioni eccedenti. Quindi sicuramente la soluzione a quel punto potrebbe essere o di oscurare determinati dati oppure potrebbe essere quella di chiedere, come fanno molte amministrazioni, direttamente due curriculum al consulente, uno con tutti i dati per finalità amministrative, l'altro già depurato di tutte le informazioni eccedenti da pubblicare. Questo è molto più sostenibile organizzativamente perché naturalmente l'amministrazione non deve fare nessun oscuramento che potrebbe essere gravoso da un punto di vista organizzativo. Sulla, come dire, profilo dei dati sensibili vi ho detto prima. Come viene tutelata la pubblicazione di graduatorie online? Anche su questo ci sono dei provvedimenti dell'autorità garante, provvedimenti relativi ad alcuni casi e anche indicazioni e linee guida di massima che ci aiutano nella comprensione della corretta e concreta applicazione dei principi del GDPR. Grazie per le domande. Perfetto, grazie a te Ernesto. Allora, riprendo la parola un secondo diciamo, per darvi alcune informazioni in chiusura e anche per dare una specifica e ulteriori informazioni su quanto si diceva prima sulla richiesta, sulla proposta, anzi, che vi è stata fatta di partecipare alla item analysis, cioè alla validazione del questionario. Vi posso confermare che la scheda è su Eventipa. Adesso stanno caricando le mie slide nelle quali ho riportato proprio la scheda. C'è una scheda nella quale viene descritta l'iniziativa e c'è scritto appunto se vuoi partecipare all'iniziativa iscriviti, quindi è sufficiente iscriversi dalla scheda così come ci si iscrive a un evento. In realtà vedo che le slide non riescono ad essere caricate perché abbiamo oggi moltissimi partecipanti e probabilmente il sistema è un po' più lento. Va bene, nell'attesa, cosa posso dire ancora per salutarvi? Come sempre la registrazione del seminario e le presentazioni saranno disponibili nella scheda dell'evento, le presenze verranno attestate a partire da dopodomani. Vi posso suggerire ancora di ecco, le mie slide stanno per comparire, di iscrivervi alla newsletter per restare informati di tutte le iniziative e tutte le nuove attività del progetto. Vediamo se riusciamo a vedere le slide. Volevo farvi vedere la scheda di Eventipa a partire dalla quale c'è l'iniziativa. Comunque, nel frattempo io vi ringrazio per tutta la vostra partecipazione. Abbiamo fatto 11 seminari a partire dal 12 maggio, abbiamo avuto circa 9.000 partecipazioni totali, con una media di 925 partecipanti in ogni webinar fino a quello precedente a quello di oggi. Un gradimento buono di 4,5 su 5. Spero quindi che i seminari vi siano serviti anche a capire qualcosa in più su quello che il syllabus prevede, a prepararvi in qualche modo all'assessment che potrete fare a partire dall'autunno, così come diceva Elio Gullo. E a questo punto chiamo, ecco, queste sono le slide nelle quali ci sono le indicazioni. Ecco qua, questa è la slide in cui vedete come fare per iscriversi alla newsletter. A questo punto io chiamo in video Elio Gullo e Sabina Bellotti se vogliono fare un saluto finale ai partecipanti. Nel frattempo io vi ringrazio per la pazienza. Ecco dove potete iscrivervi al test. Trovate una scheda su Eventipa. Questo è il link alla scheda e come vedete c'è scritto se intendi farti promotore di questa iniziativa puoi iscriverti a partire da questa scheda. Quindi aspetto di vedere Sabina Bellotti e Elio Gullo se vogliono fare un saluto.
In realtà non riesco a capire se il sistema si sia bloccato. Io comunque vi ringrazio, vedo che in chat ci state salutando, quindi vi ringrazio molto per, insomma, per averci seguito, per la pazienza. Noi diciamo, ci risentiamo a settembre con l'aggiornamento su tutte le nostre iniziative. Va bene, quindi grazie a tutti e buone vacanze.